Ed ancora un ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Informa Salute. In collaborazione con il Poliambulatorio della Misericordia di Pistoia, ogni settimana parleremo e tratteremo un argomento per un sano stile di vita. Di che cosa parliamo in questa puntata? Di citologia. Non impauritevi, che cos'è la citologia? La citologia è proprio una branca della scienza medico-biologica che studia la forma e la struttura e l'organizzazione delle cellule che costituiscono i tessuti. E presso il Poliambulatorio della Misericordia di Pistoia, pensate, in media ogni anno vengono eseguiti oltre 6.000 esami citologici. Ma chi meglio della dottoressa Stefania Pasini? Buonasera e grazie. Buonasera. Di essere qui con noi in questa puntata. La dottoressa Stefania Pasini, citologa. La dottoressa Stefania Pasini è anche, si presenti pure, biologa. Biologa e responsabile dell'area citologica del Poliambulatorio della Misericordia di Pistoia. Io ho cercato di dirlo, ho cercato di essere il più possibile, tra virgolette, alla portata di tutti, ma che cos'è un esame citologico? L'esame citologico consiste nell'osservare al microscopio delle cellule che possono esfoliare spontaneamente oppure possono essere prelevate con varie metodiche a seconda dell'organo che si vuole andare ad indagare, e al microscopio ottico si vanno ad osservare queste cellule nella loro forma, dimensione, grandezza, rapporto nucleo-citoplasma, e questo ci permette di discriminare tra le cellule benigne, le cellule infiammatorie o cellule che hanno preso purtroppo la strada di una trasformazione verso una neoplasia che può essere benigna ma talvolta anche maligna. Ecco, le metodiche per l'esame istologico hanno fatto veramente dei passi avanti. Diciamo che l'esame non è traumatico, è poco invasivo. Allora, l'esame citologico per eccellenza riguarda quegli organi, quei tessuti che esfoliano spontaneamente. Pensiamo alle urine. Che vuol dire esfoliare in due parole? Vuol dire che mentre esce del liquido, come nel caso dell'urina, perché tutti facciamo la pipì, escono anche le cellule che tappezzano gli organi interni, la vescica, l'uretra, e quindi basta raccogliere un quantitativo di urina, portarlo in laboratorio. Poi ovviamente viene processato, certo. Vengono raccolte le cellule e le cellule vengono colorate e poi si esaminano al microscopio elettronico, ottico. Un altro esame molto semplice di esfoliazione spontanea è l'espettorato. Quindi il paziente che ha tosse persistente, è facile che abbia anche un muco che esce. In quel muco ci sono le cellule che tappezzano le alte vie respiratorie, e quindi anche lì, trattando il materiale, si vanno poi queste cellule a esaminare al microscopio. Ecco, quindi vorrei dire che questa sera parleremo appunto di citologia, da non confondere con istologia. Brevemente anche questo, che differenza passa tra istologia e citologia? La citologia guarda la singola cellula, mentre l'istologia va a esaminare l'organizzazione delle cellule in un tessuto. Pensiamo che per esempio al pap test, il pap test è un prelievo semplice, con uno spazzolino si va a prelevare le cellule che esfoliano dal collo dell'utero, una biopsia del collo dell'utero si fa in sede di un esame più invasivo con un colposcopio e una pinza che stacca un pezzettino di tessuto. Quindi ecco la differenza. Il biologo citologo esegue gli esami citologici,
L'esame istologico è compito dell'anatomopatologo. Ecco, è bello perché abbiamo subito centrato uno degli argomenti principali di questa sera, il PAP test. Così proprio per dirlo, tutti si chiedono ma perché si chiama PAP test? Perché prende proprio il nome... Da Papa Nicolau, che è stato l'inventore di questo esame, perché lui all'inizio del Novecento si accorse che... queste cellule del collo dell'utero subivano delle trasformazioni che poi sfociavano nel carcinoma del collo dell'utero. E allora lui pensò che se si poteva anticipare la diagnosi prima di carcinoma, cioè individuare queste alterazioni in una fase precoce, si poteva salvare la vita alle donne, perché per anni il tumore del collo dell'utero è stato la prima causa di morte per le donne. Ecco, in poche parole, come dico sempre io, quando una donna dovrebbe iniziare a fare questo PAP test? Nell'arco naturalmente della sua. Allora, qui bisogna fare un pochino una distinzione, perché attualmente, intanto sappiamo che l'origine delle trasformazioni cellulari delle cellule del carcinoma del collo dell'utero sono causate dal virus HPV. Tant'è che oggi lo screening di prevenzione del carcinoma del collo dell'utero propone alle donne di fare solo un test molecolare per la ricerca del DNA virale a livello delle cellule. Ecco, del l'HPV collo che dell'utero. Viene anche chiamato papillomavirus. Papillomavirus, ecco, no, sì, per fare sì, un sì, po' di chiarezza, certo, anche certo, molte volte viene chiamato in un modo, molte volte in un altro, ma è sempre ciò che dovremmo andare a cercare con questi esami. Ecco, quindi diciamo che lo screening organizzato, quello che il Sistema Sanitario Nazionale ci offre, parte da 24 anni, nella fascia più giovanile propone di fare un PAP test ogni 3 anni e successivamente un test HPV ogni 5. Poi sappiamo anche che questo virus è trasmissibile sessualmente, quindi nel momento in cui l'età dei rapporti diventa più precoce, sarebbe più opportuno iniziare anche prima a fare questo esame di prevenzione. Di prevenzione, più che altro. Ecco, vediamo un'immagine. Ecco. Ecco, ce la descriva lei. Sì, perché allora... Io vedo dei colori, vedo un colore blu, vedo un colore rosa, rosso, ecco, sì. Cosa stanno a significare? Allora, questa è sono le cellule del collo dell'utero che vengono esaminate al microscopio. Queste cellule qui sono cellule che già hanno un'infezione virale, perché l'alone, questi aloni che si vedono intorno, quegli aloni lì sono zone in cui è presente il virus che si sta replicando, e quindi questa che è un'infezione, quindi la risposta di un PAP test in questo caso potrebbe essere lesione di basso grado associata ad HPV, non vuol dire che ho un tumore del collo dell'utero, vuol dire che ho semplicemente un'infezione virale che può prendere due strade: o regredire spontaneamente, perché come tutti i virus noi abbiamo un sistema immunitario che ci aiuta, certo, a contrastare le infezioni virali, oppure in casi più rari, soprattutto se quel virus è un virus ad alto rischio oncogeno, si può andare a integrare all'interno del nucleo della cellula e determinare una trasformazione un pochino più grave. Si vede in questo caso che è scomparso l'alone, però il nucleo, rispetto al nucleo di una cellula normale, questo nucleo è molto più grande, certo, è molto più scuro, e questo avvierebbe verso una trasformazione neoplastica. Però anche a questo livello siamo sempre in una fase di lesione precancerosa, quindi
il clinico che può fare, può decidere in questo, nell'altro caso che abbiamo visto precedentemente, sì, può aspettare, monitorizza la paziente e aspetta per vedere se la lesione regredisce da sola. Qualora la lesione non regredisca, siamo sempre a un livello iniziale, può decidere di fare un'asportazione di quel punto dove c'è l'infezione, tolgo le cellule, tolgo il virus e mi sono tolto il problema. Perfetto, quindi è proprio una questione di prevenire, di prevenzione. Su alcuni organi è proprio possibile, come nel caso del Pap test, fare la prevenzione vera. Ecco, e rimaniamo sempre nell'ambito della prevenzione. La citologia urinaria, che poi prima ne parlavamo, dice guarda che sono più gli uomini a fare questo, sì, tipo di prevenzione rispetto alle donne. Perché è così importante la citologia urinaria? Nelle urine in genere non dovrebbero trovarsi grossi residui, diciamo. Infatti, allora, come si è detto prima quando si parlava, sì, del prelievo, ovviamente quando qualsiasi liquido esce porta con sé delle, certo, cellule, ma come la nostra pelle, esatto, si rinnovano, le cellule si rinnovano, però nell'urina di solito si trova un quantitativo scarso di cellule, anche perché è molto diluita. Quando si trovano quelle cose che non dovrebbero esserci, che sono? Sì, però è vero che in alcuni casi si trovano quelle cose che non dovrebbero esserci, però diciamo che la citologia urinaria non si fa tanto per prevenzione, perché è un esame anche un po' costosetto e quindi non è che due volte all'anno mi faccio l'esame citologico dell'urina, certo, se sono completamente asintomatico. Ci deve essere un qualcosa che ci spinge a farlo. Ecco, solitamente si fa se c'è un motivo. Di solito lo può richiedere il medico di base oppure lo specialista urologo. E perché sono più, diciamo che le lesioni urinarie più gravi si trovano di più nelle donne, ma non percentualmente, certo, ma non perché le donne siano più soggette a questo tipo di tumore, ma perché gli uomini, come dicevamo, eseguono più frequentemente una citologia urinaria, perché magari sono più attenti all'apparato urogenitale, il controllo della prostata, cioè, quindi hanno una mentalità. La donna, dopo anche un... Dopo, certo, la donna si orienta più sull'aspetto ginecologico, tralasciando un pochino di più quello urinario. Quindi quando arriva la citologia urinaria, una donna verosimilmente è molto sintomatica, sì, cioè già un sospettino clinico. L'uomo, diciamo, al primo sintomo. Ecco, l'uomo è più facile che vada dall'urologo, che si accorga che è modificato il getto, allora magari il medico di base. Tutti questi sono anche bellini, a vedere. Però, questi sono molto bellini. Questi sono cristalli di ossalato di calcio che si ritrovano, sono i responsabili dei calcoli renali. Sono loro, questi sono presi in un'urina e quindi sono singoli, piccolini. Ma come tutti i cristalli hanno la tendenza di aggregarsi tra di loro, infatti se ne vede di varie dimensioni, alcuni sono proprio più piccoli, altri più grandi. Quando si aggregano tra di loro sono i responsabili dei calcoli renali o vescicali. Ovviamente il citologo deve stare attento non solo a guardare le cellule, ma anche a ciò che c'è intorno a queste cellule, perché se quando esamino un'urina al microscopio vedo delle alterazioni cellulari, ma vedo anche una componente numerosa di cristalli, come in quel caso lì o in questo caso qui, vedo anche tanti granulociti, probabilmente queste alterazioni cellulari sono più dovute a una forma infiammatoria che non a una modificazione neoplastica. Quindi ecco, bisogna andarci cauti, non impaurire naturalmente la, certo, persona che abbiamo davanti, però metterla, diciamo così, in guardia. Sì. Abbiamo pochissimo tempo.
Io dico che non basta un solo incontro tra me e lei, perché io non posso non parlare del lago aspirato. Brevemente, lago aspirato, perché è molto, molto importante, specialmente nelle donne, per la prevenzione del carcinoma della mammella. Quindi non posso non... Allora, l'ago aspirato è una metodica invasiva, perché consiste nel prendere appunto una siringa, andare a bucare il nodulo e prelevare le cellule che in quel caso sotto un'aspirazione entrano all'interno del lago. Poi ovviamente vengono trattate e esaminate. L'ago aspirato quindi si fa solo in situazioni, ecco, di casi selezionati, è richiesto sempre dal medico specialista e il prelevatore è solitamente un ecografista, perché ci dovrebbe essere anche un'altra immagine in cui l'ago appunto aspirato è seguito anche da un ecografo. Eh sì, perché l'ecografo ci permette permette al prelevatore di essere sicuro di entrare dentro la lesione, perché voi pensate anche alla difficoltà manuale della manovra. Se l'operatore buca leggermente accanto, magari aspira cellule negative, io gli do una risposta di negatività perché quel preparato è negativo, però magari più vicino c'era il nodulo vero, quello che volevamo andare a indagare. Per cui ecco, certo, è un esame che si fa in casi selezionati. Avremo da parlare davvero tanto su questo argomento, perché oltre a essere veramente utile per la prevenzione di determinate malattie, oppure escluderle e quindi anche essere più tranquilli, certo, di non rientrare in quella casistica, oltre ad essere affascinante, diciamo, colpisce, perché come abbiamo visto dei piccoli cristallini che sono anche simpatici da vedere sono quelli che poi si trasformano in quelle cose che fanno, diciamo, abbastanza dolore. Specialmente sì, noi maschietti. Davvero. Io, dottoressa, la ringrazio davvero di essere stata con noi in questa puntata. Spero veramente di poter riparlare di altri argomenti sempre riguardante l'area citologica. Ringrazio a tutti voi. Se avete domande, come sempre l'indirizzo è salute@tvl.it, e alla prossima trasmissione, sempre con Informa Salute in collaborazione con il Poliambulatorio della Misericordia di Pistoia. Alla prossima.